Buonasera, benvenuti al TG LIS. In nome della grande specializzazione navalmeccanica e cantieristica di Taranto, Assologistica, in una lettera inviata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sostiene che la nave Concordia, affondata dinanzi l'isola del Giglio, può essere demolita nel porto del capoluogo ionico, sfruttando un'ampia area di mar grande fra il terzo e il quarto sporgente in uso all'Ilva, deputata al recupero siderurgico dei rottami. Il progetto per lo smantellamento della nave da crociera è stato elaborato dallo studio dell'ingegner Severini di Taranto, partner di Smartaria, la società consortile di Confindustria Taranto, autocandidatasi per l'operazione che rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per l'economia della città. Le candidature sono al vaglio di una società londinese. Boeing ha confermato ad Alenia Aermacchi, società di Finmeccanica, gli ordini relativi alla costruzione presso gli stabilimenti di Foggia e Grottaglie Monteiasi di ulteriori componenti del 787 Dreamliner, una buona notizia per i dipendenti che già realizzano rispettivamente a Foggia gli stabilizzatori orizzontali del velivolo e a Taranto le sezioni 44 e 46 del Dreamliner. Ieri sera a Torricella, in località Trullo di Mare, tre individui con il volto travisato hanno fatto irruzione nell'abitazione di un 81enne e, dopo avergli sottratto una collana in oro, si sono dileguati per le campagne circostanti. Indagano i carabinieri. I falchi della squadra mobile hanno tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente il 24enne tarantino Norman Santoro. I poliziotti, nel corso di un servizio di osservazione in Piazza della Vittoria, hanno notato in più occasioni il 24enne contattare noti giovani assuntori di hashish. Durante l'ennesimo contatto lo hanno bloccato insieme all'acquirente e poi segnalato all'ufficio territoriale del governo quale assuntore. Nelle tasche di Santoro c'erano 75 euro in banconote di diverso taglio e alcune dosi di hashish. In casa gli agenti hanno trovato altri 34 grammi della stessa sostanza. Il 24enne è stato portato in carcere. La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Ieri pomeriggio un 42enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dagli agenti della squadra volante per furto aggravato. L'uomo era entrato in un negozio del centro e, approfittando di una momentanea distrazione della titolare, le aveva sfilato il portafoglio dalla borsa, dandosi poi a precipitosa fuga. La puntuale descrizione dei suoi tratti somatici, l'abbigliamento ed altri utili particolari forniti dalla vittima hanno consentito agli agenti di rintracciare poco più tardi l'autore del furto, in corso Piemonte. Messo alle strette, il 42enne ha ammesso le proprie responsabilità. Il portafoglio, contenente 200 euro, è stato restituito alla legittima proprietaria. I finanzieri di Castellaneta hanno rinvenuto presso la sede di un'azienda agricola nel centro abitato di Ginosa una cisterna in metallo del tipo non omologato della capacità di 500 litri, detenuta senza le previste autorizzazioni e adibita allo stoccaggio di carburante ad uso agricolo, per la quale il titolare dell'azienda non è stato in grado di esibire le autorizzazioni previste per legge. Le fiamme gialle, oltre ad apporre i sigilli all'impianto e segnalare l'imprenditore all'autorità giudiziaria competente, hanno accertato che quest'ultimo aveva destinato ad uso diverso dal consentito svariati litri di gasolio agricolo rinvenuti nei serbatoi delle autovetture nella sua disponibilità. Sempre a Ginosa, all'esito di un ulteriore controllo, è stata sanzionata anche la titolare di un'azienda agricola in quanto utilizzava il gasolio agricolo agevolato nelle autovetture di proprietà del marito, in violazione del testo unico sulle accise. In un'operazione congiunta degli agenti della squadra mobile, della sezione di Polizia Postale di Taranto e della sezione volante, è stato arrestato Cosimo Arseni, tarantino di 48 anni, per detenzione illegale di arma e munizioni. Durante una perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di un borsello contenente una pistola a tamburo caricata con 5 proiettili calibro 22. L'autovettura sulla quale si trovava quando è stato fermato a lungomare era priva di copertura assicurativa. Da immediati accertamenti l'arma è risultata essere stata smarrita in una provincia del nord Italia.
Grazie per averci seguito. Arrivederci.